Come ci si libera dalla manipolazione? Ci si può liberare dalla manipolazione in diversi modi. Uno è non accettando la manipolazione. E una persona ti dice: se mi lasci, mi ammazzo, e tu gli rispondi semplicemente: beh, fammi sapere dove e qua e a che ora, così mi troverò da un'altra parte. Questo è un modo per venirne fuori. Altre volte, però, cioè, è difficile fare questo perché siamo in una relazione in cui vogliamo magari da un lato mantenere la relazione, dall'altro non siamo in grado di uscire fuori perché siamo in una posizione ortostatica, che significa che l'altra persona è una persona importante per noi, una persona cara, potrebbe essere un genitore, potrebbe essere un figlio. E un conto è se è una relazione semplicemente magari basata sulle cose sentimentali, un conto è se la relazione invece è basata su altri tipi di situazioni. E per cui in questo caso devi capire su che ruolo entra l'altra persona e utilizzare un ruolo complementare. I ruoli del manipolatore sono tre, fondamentalmente: un manipolatore o una manipolatrice può entrare nel ruolo di salvatore, nel ruolo di vittima o nel ruolo di carnefice. Se entra nel ruolo di salvatore, cioè lui individua un tuo punto debole e ti dice: guarda che cioè io posso aiutarti a tirarti fuori da questa situazione se tu fai questa cosa qua, quindi imposta lì una manipolazione. Allora, il modo migliore per contromanipolarlo è fare la vittima, amplificare il tuo ruolo di vittima, diventerai ancora più bisognoso o bisognosa. In questo modo andrei a chiedergli sempre più cose, andrei a chiedergli sempre più cose, per cui lui piano piano tenderà a sganciarsi naturalmente. E se invece la persona che ti manipola entra nel ruolo di vittima, quindi si propone lui o lei come vittima bisognosa di qualche cosa, quindi suscitandoti sensi di colpa, tu ti proponi nel ruolo di salvatore, ma le farei fare delle cose per salvarla, delle cose molto pesanti. Ad esempio dice: io sono depressa e mi sento male, e tu dirai: bene, guarda, non ti preoccupare, ci penso io, ci sono io, ti salverò io. Adesso ti devi andare in manicomio, per fare un esempio, non ci sono più, in un centro di igiene mentale perché devono bombardarti di farmaci per tirarti fuori perché non c'è altra situazione e non c'è altra soluzione. Quindi, come dire, entri come salvatore carnefice quasi, per cui l'altra persona quasi quasi inizia a guarire. È un po' la tecnica che ha usato Milton Erickson con quel folle, diciamo, che credeva di essere Gesù, e lui ha risolto la situazione presentandosi con una croce, un martello e chiodi, dicendo: vabbè, ok, sì, sei Gesù, io ti credo, mica voglio contrastare questo fatto, però sai che fine ha fatto Gesù, adesso devo prenderti, inchiodarti alla croce, poi verrai fustigato e ucciso. Quello è guarito istantaneamente, diciamo così, ha detto: guarda che sono matto, non è che sono Gesù, era tutta una finzione. Per cui nel momento in cui una persona si presenta come vittima, il salvatore sarà un salvatore che certo la tiene agganciata, ma le darai delle penalizzazioni molto forti, delle sofferenze molto forti che la spingeranno a uscire fuori dal gioco della manipolazione. Queste sono tecniche di contromanipolazione. Poi ce ne sono molte altre che si possono mettere in atto a seconda del tipo di manipolazione che viene attuata. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!